Allora, l'argomento di questa lezione è in buona parte regole algebriche per il calcolo di derivate. Regole algebriche per il calcolo di derivate. Allora, vi ricordo quali sono le principali regole algebriche, poi qualcuna, ma solo qualcuna ve la dimostro, e poi faremo degli esempi di calcolo di derivata. Allora, quali sono le regole algebriche? Ve le enuncio un po' brutalmente. Derivata di f più g è la derivata di f più la derivata di g. Derivata di f meno g è la derivata di f meno la derivata di g. La derivata di una funzione per un numero, quindi la derivata di lambda f, è uguale, i numeri escono fuori dalle derivate, a lambda volte la derivata di f. Lambda è un numero, non è una funzione. La derivata del prodotto di due funzioni non è il prodotto delle derivate, ma è la derivata della prima per la seconda più la prima per la derivata della seconda. Questa è la derivata del prodotto di due funzioni. La derivata di 1 su f, la derivata di 1 su f è meno, sotto c'è f quadro e sopra c'è f primo. La terza deriva dalla quarta. La terza deriva dalla quarta una volta che uno sa che la derivata delle costante è 0. E anche adesso la sesta che scrivo deriva dalla quinta e dalla quarta. La sesta che vi scrivo è f diviso g. Derivata del rapporto di due funzioni, sotto c'è g quadro e sopra c'è f' g meno g'f. La sesta deriva da questa e da questa, adesso poi semmai lo vediamo. Cosa c'è ancora di regole algebriche? La composizione. Questa ve la scrivo, preferisco scrivervela così, metto anche la x, c'è la derivata di una composizione. Come si fa la derivata di una composizione? Si deriva quella fuori, lasciando stare quella dentro, moltiplicato la derivata di quella dentro. Questa è la derivata per la derivata di una composizione. Allora, vediamo di dimostrare un po' di queste cose qua, nelle due versioni. Quindi derivata della somma. Derivata della somma. Io ve l'ho scritta in una maniera oscena queste formule, cioè cosa dovrei dire? Per enunciarle come si deve dovrei dire: prendiamo una funzione f derivabile nel punto x con 0, prendiamo una funzione g derivabile nel punto x con 0. Allora la funzione f più g è derivabile nel punto x con 0. La sua derivata è la somma delle due derivate precedenti. Ognuno di questi enunciati immaginate di espanderlo in questa maniera. Strada facendo possono servire delle ipotesi. Questo qui cosa servirà? Prendiamo una funzione f che sia derivabile in un punto x con 0 e diversa da 0 in un intorno in maniera da poter dividere. Allora bla 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 bla. Quindi derivata della somma, primo modo. Primo modo vuol dire sempre il rapporto incrementale, secondo modo vuol dire picco. Cosa devo fare? Devo fare il limite. Quindi diciamo, fatemi fare una premessa, f di x e g di x date, f di x e g di x sono funzioni date, h di x
è f di x più g di x. Quindi io voglio fare la derivata della funzione h, che è la somma delle due precedenti. In quale punto? In un punto x con 0 reale. Questi sono gli ingredienti della dimostrazione. Cosa devo fare? Devo fare il limite per h che tende a 0. Cosa devo scrivere? H. Ah, adesso h è una bruttissima lettera. Dai, fatemi dare un altro nome. Non mi va di usare h. Ditemi un nome. Allora, f e g ci sono già. Capite che le lettere greche servono a un certo punto? Cos'è questa? Fi. Questo alfabeto greco ve lo siete imparato. Io ogni volta ve ne aggiungo uno. No, ma questo serve perché, diciamo, le lettere hanno un loro significato, capite? Cioè, è brutto chiamare una funzione I, M, N. No, Fi è il corrispondente della F, quindi ricorda più la funzione. Cioè, serve anche un po' per questo. Tanto dura poco. Così. Questo che cos'è? Tanto il passaggio dopo viene espansa, perché φ è la somma di f e g. F di x con 0 più h più g di x con 0 più h meno f di x con 0 meno g di x con 0. Adesso metto ognuno vicino al suo amico, limite per h che tende a 0, le due f le compatto, f di x con 0 più h meno f di x con 0 diviso h, e poi ci metto anche le g più g di x con 0 più h meno g di x con 0 diviso h. Così. E vabbè, adesso i due limiti, il limite della somma, la somma dei limiti, e quindi questo qui diventa f' di x con 0 più g' di x con 0. Quindi il primo modo sostanzialmente ovvio. Semplicemente dire che la somma dei limiti è il limite della somma. Questo è. Secondo modo, allora io so per ipotesi che f e g sono derivabili. F e g sono derivabili. Dunque, f di x con 0 più h è uguale a f di x con 0 più un numero che guarda caso è f' di x con 0 per h più o piccolo di h. D'altra parte, g di x con 0 più h è uguale a g di x con 0 più g' di x con 0 per h più o piccolo di h. Sommo queste due relazioni, sommo e ottengo f più g di qua, f di x con 0 più h più g di x con 0 più h, uguale, sommo f e g, f di x con 0 più g di x con 0, più, raccolgo i due termini che c'hanno l'h, quindi f' di x con 0 più g' di x con 0 per h, e poi c'è o piccolo, e o piccolo fa o piccolo. Adesso, questa cosa che ho scritto qui, che cos'è? È la somma, quindi è f di x con 0 più h. Potevo chiamarla s, essendo somma. Qui è la somma calcolata in x con 0. Qui è un numero misterioso per h. Il numero misterioso è la derivata. E qui in fondo c'è un piccolo di h. Quindi la derivata della somma è proprio la somma delle derivate. È una banale questione di somma delle espressioni con o piccolo.
Quindi la derivata della somma è fatta. La differenza è esattamente uguale. La differenza è uguale alla somma. Semplicemente bisogna mettere un segno meno. Derivata del prodotto. Derivata del prodotto. Quindi chiamiamo P di x, visto che è il prodotto, F di x per g di x. Anche qui facciamo primo modo e secondo modo, e sono più istruttivi della somma, perché entrambe sono meno banali. Cosa devo fare? Il limite per h che tende a 0, devo fare P di x con 0 più h, meno P di x con 0, diviso h. Espando, questo diventa il limite per h che tende a 0, f di x con 0 più h, g di x con 0 più h, meno f di x con 0, g di x con 0, diviso h. Adesso cosa devo fare? Capite che così non ho nessuno dei due, perché vorrei far saltare fuori la derivata di f e la derivata di g, così non posso. Allora aggiungo e tolgo un termine misto. Termine misto cosa vuol dire? Che sulla f prendo l'x con 0 più h e sulla g la prendo normale. O viceversa, lì è questione di scelta, fate come preferite. Questo diventa il limite per h che tende a 0. Tra l'altro questa dimostrazione richiede un minimo di astuzia, perché bisogna fare questo passaggio. Che non dico che è difficile, però non è scontato. Quindi cosa faccio? Tolgo un termine misto, f di x con 0 più h, g di x con 0, questo è un termine misto, c'è sia l'x con 0 più h sia l'x con 0 pulito. Visto che l'ho tolto, lo aggiungo e quindi non ho fatto niente, e poi tolgo f di x con 0, g di x con 0 e divido per h. Adesso cosa faccio? Metto insieme i primi due e gli ultimi due. Questo diventa il limite per h che tende a 0. Metto insieme i primi due raccogliendo f di x con 0 più h. Raccogliendo f di x con 0 più h, che moltiplica g di x con 0 più h, meno g di x con 0 diviso h. Quindi ho messo insieme i primi due raccogliendo f di x con 0 più h, e sugli ultimi due cosa raccolgo? G di x con 0 più g di x con 0 che moltiplica f di x con 0 più h meno f di x con 0 diviso h. Quindi è semplicemente una riscrittura algebrica dell'espressione di sopra, cioè scrivere questo o scrivere questo è la stessa cosa. Soltanto che adesso cosa succede? Questo per ipotesi tende a f' di x con 0. Questo per ipotesi, quindi qui cosa c'ho? C'ho g per la derivata di f, che è una delle cose che mi aspettavo. Qui questo tende a g' di x con 0. Questo allora, questo tende a f di x con 0. Poi ne parliamo un attimo di questo. Questo non è scontato. Allora, se fosse così, questo tende a g di x con 0. Se fosse così, ho dimostrato la formula. Ci siete? Perché il limite è diventato f di x con 0 per la derivata di g più la derivata di f per g pulito.
Questo qui è così scontato che f di scon 0 più h tende a f di scon 0. Questo è come dire che f è continua. Cioè, se dentro tende a x con 0, anche f tende a x con 0. Questo è un fatto vero, ma non così ovvio. Quindi apro una piccola parentesi. Parentesi. Se f è derivabile in x con 0, allora f è continua in x con 0. Allora f è continua in x con 0. Cioè il limite per h che tende a 0 di f di scon 0 più h è uguale a f di scon 0. E quindi posso fare questo passaggio qui. Questo come si dimostra a essere super precisi? A essere super precisi, questo si dimostra in questa maniera qua. Allora, noi dobbiamo dimostrare che questo tende a f di scon 0. Però l'unica informazione che abbiamo, ce l'abbiamo sulla derivata, cioè sul rapporto incrementale. Allora, io faccio l'impossibile per far saltare fuori il rapporto incrementale. Cosa faccio? Questo qui come lo scrivo? Fin qui ci siete? Intanto ho fatto saltare fuori il numeratore del rapporto incrementale. Se adesso voglio che questo diventi il rapporto incrementale, che faccio? Moltiplico e divido per x meno x con 0. Quindi questo qui è f di scon 0 più h meno f di scon 0 diviso h per h più f di scon 0. E adesso è fatta. Perché? Il rapporto incrementale tende alla derivata, che so che è un numero, quindi sto usando come ipotesi che sia derivabile. H tende a 0. Quindi f di scon 0 più h tende, questo qui tende a 0 e questo qui è f di scon 0. E questo tende a f di scon 0. Quindi f di scon 0 più h tende a f di scon 0. Ovviamente quando h tende a 0. Notate cosa ho fatto, avevo questa espressione qui, ho detto l'unica informazione che ho è sul rapporto incrementale, quindi ho cercato di ingegnarmi, ho aggiunto e tolto f di scon 0, è comparso il numeratore, gli ho messo il denominatore, non ho fatto sostanzialmente niente, ma questo qui tende alla derivata, cioè a un numero, questo tende a 0, fine, rimane solo quell'altro. Molto più istruttivo è il secondo modo di fare il prodotto. Secondo modo di fare il prodotto. È istruttivo perché sembra una complicazione pazzesca e invece è più corto del precedente. Perché? Noi cosa abbiamo? F di scon 0 più h uguale f di scon 0 più f' di scon 0 per h più o piccolo di h. Questa è la derivabilità di f. La derivabilità di g che cos'è? G di scon 0 più h uguale g di scon 0 più g' di scon 0 per h più o piccolo di h. Adesso moltiplico. E apparentemente verrebbe una cosa complicata. Moltiplico, a sinistra è facile, diventa f di x con 0 più h per g di x con 0 più h, uguale. Adesso qui devo moltiplicare sta roba sopra per questa roba sotto. Tre termini sopra, tre termini sotto, il prodotto vengono quanti termini? 9 termini, apparentemente.
Perché apparentemente? Perché un piccolo mangia. Cosa devo fare? Questo per questo? E qui c'è poco da fare. F di scon 0 per G di scon 0. E questi li ho fatti. Poi, facciamo i termini che contengono H. Questo per questo, e viene fuori una H. E questo per questo, e viene fuori una H. Quindi più F di scon 0 per G' di scon 0, più F' di scon 0 per G di scon 0, e questi termini qui c'hanno davanti la H. E adesso mentalmente pensate di fare tutti gli altri termini. Primo per ultimo o piccolo? Allora, vediamo, il primo, con questo l'abbiamo messo, col secondo l'abbiamo messo, con l'ultimo viene un piccolo. Vediamo questo, con questo l'abbiamo messo, qui diventa H per H, H quadro, quindi O piccolo. H per O piccolo di H, mega O piccolo. O piccolo per G, O piccolo. O piccolo per H, O piccolo. O piccolo per O piccolo, O piccolo. Quindi il prodotto è finito qua. Tutti gli altri termini, adesso poi lo commentiamo un attimo questo, state tranquilli che lo commentiamo un attimo. Questo è il prodotto in x con 0 più h. Questo è il prodotto in x con 0. Questo è il prodotto in x con 0. Questo oggetto qui che compare davanti a H è la derivata del prodotto. Capite? In questo modo la derivata del prodotto emerge naturalmente, come i termini che compaiono, che contengono H moltiplicando questa cosa qua. Cioè se io voglio un H devo prendere uno normale e uno con l'H, nei due modi possibili, e viene fuori questo oggetto qua. Allora, commento sugli O piccoli che mangiano tutto. Commento sui termini rimanenti. Che ne so, se io faccio H per O piccolo di H, questo qui che cos'è? H per, che cos'è O piccolo di H? È H per l'infinitesimo. Sto smontando la definizione di O piccolo per convincervi che H per O piccolo di H è O piccolo di H. Ma io tutto questo qui lo chiamo omega 1. E a cosa tende questo? A 0. Quindi è H per qualcosa che tende a 0, quindi è O piccolo di H. Quindi questo per fare il commento sui termini incrociati così. O piccolo di H per O piccolo di H, ci siete con O piccolo di H. Questo qui l'abbiamo visto tante volte la volta scorsa, però rifacciamolo che non fa male. Che cosa vuol dire O piccolo di H? H per omega 1 di H in questo caso. Secondo O piccolo cosa vuol dire? H per un altro omega 2 di H. Adesso chi è che chiama omega 3? Tutto ciò che non è H, tutto ciò che non è il primo H. Questo lo chiamo omega 3 di H. A cosa tende? A 0 per 0 per 0. E quindi questo qui è O piccolo di H. È vero che O piccolo di H per O piccolo di H è O piccolo di H quadro? Sì, perché metterei insieme i due H quadro, chiamerei omega 3 il prodotto degli altri due e continuerebbe a tendere a 0. Quindi il secondo metodo per fare il prodotto funziona e produce quello. Cosa facciamo ancora di verifiche? Facciamo il quoziente, questo qua. Derivata di 1 su F.
derivata di 1 su f. Chiamiamolo quoziente, quoziente di x uguale 1 diviso f di x. Qui è uno dei casi, anzi in un certo senso è l'unico caso in cui il primo metodo è meglio del secondo. Quindi faccio con il rapporto incrementale. Cosa devo fare? Devo fare il limite per h che tende a 0, devo fare q di x con 0 più h meno q di x con 0 diviso h. Questo cosa diventa? Diventa il limite per h che tende a 0. Va bene, fatemi mettere questo diviso h, lo metto come 1 su h davanti, se no ho delle frazioni sopra e diventa scomodissimo. Allora, q di x con 0 più h che cos'è? È 1 diviso f di x con 0 più h meno, e q è 1 diviso f di x con 0, così. Adesso cosa posso fare? Posso fare poco, posso fare il denominatore comune qui e vedere cosa succede. Questo diventa il limite per h che tende a 0, fatemi mettere insieme tutto ciò che c'è nel denominatore, cosa c'è? C'è una h, c'è una f di x con 0 più h e c'è una f di x con 0. Ovviamente ci vogliono delle ipotesi che garantiscano che tutta sta roba è diversa da 0. E sopra cosa mi diventa? Mi diventa f di x con 0 meno f di x con 0 più h. Adesso più o meno ci siamo, perché girato il segno questo qui è il numeratore che ci vorrebbe, e come denominatore anche la h va abbastanza bene. Allora questo lo aggiustiamo così, questo è il limite per h che tende a 0. Allora che cosa c'è? C'è quello che ci aspettiamo, f di x con 0 più h meno f di x con 0 diviso h, questo è il primo pezzo, e cosa mi è rimasto? Mi è rimasto un segno meno per sistemare il numeratore e due pezzi del denominatore, f di x con 0 più h per f di x con 0. A cosa tende tutto ciò? Beh, questo tende a f' di x con 0, per definizione. Qui il denominatore, abbiamo già visto che f di x con 0 più h tende a f di x con 0, quindi questo qui è la 1 diviso f di x con 0 al quadrato, c'è il meno 1 sopra, questo qui tende a meno 1 diviso f di x con 0 tutto al quadrato, che è esattamente la formula che doveva venire. Quindi derivata di f diviso f al quadrato con un segno meno davanti. E fatta la derivata di 1 su f, fatta la derivata di g su f. Derivata di f su g. Qui non c'è bisogno di fare rapporti incrementali, non c'è bisogno di fare niente. Basta scrivere, f diviso g, derivata di f diviso g, che cos'è? È la derivata di f per 1 su g, giusto? Dividere per g vuol dire moltiplicare per 1 su g. Adesso cosa faccio? Applico la regola del prodotto, uguale, applico regola prodotto, quindi la derivata del prodotto che cos'è? La prima per la derivata della seconda,
No, la prima per la seconda lasciata stare, più la prima per la seconda derivata. Adesso cosa faccio? Sul secondo termine applico la regola del quoziente, la derivata di 1 su g che abbiamo appena fatto, uguale, applico regola derivata quoziente, applico la regola della derivata del quoziente con numeratore 1, che è quella che abbiamo fatto sopra un attimo fa. Questo diventa f' per 1 su g più f per meno g' diviso g quadro. Fate il conto, quindi uno mette g quadro sotto e quindi diventa f'g meno fg', che è la regola che un po' già conoscevate. Cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato questa sì, questa sì, questa sì, questa è sostanzialmente banale, questa e questa sì, resta un attimo questa qua. Piccolo commento su quest'ultima. Piccolo commento su derivata della composizione. Derivata della composizione non ve la voglio dimostrare, però vi voglio far vedere come non si dimostra. Diciamo, facciamo c di x voglio farvi vedere, però è istruttivo lo stesso. Composizione uguale questa cosa qua. Adesso cosa faccio? Mettiamoci nel primo modo. Primo modo, cosa devo fare? Il limite per h che tende a 0. Devo fare c di x con 0 più h meno c di x con 0 meno c di x con 0 diviso h. E vabbè, questo è il limite per h che tende a 0 di f di g di x con 0 più h meno f g di x con 0 diviso h. Adesso uno cosa vorrebbe fare? Uno potrebbe fare una cosa di questo tipo qua. Limite per h che tende a 0. È chiaro che io questi g di x con 0 più h meno g di x con 0 li vorrei fuori dalla f, perché verrebbe la derivata di g. Cioè, se non ci fosse sta f fuori, le cose sarebbero molto migliori. E allora uno fa una cosa di questo tipo qua. Dividiamo per g di x con 0 più h meno g di x con 0 e moltiplichiamo per g di x con 0 più h meno g di x con 0. Facciamo una cosa di questo tipo qua. Adesso, questo è banale. Questo tende a g' di x con 0. Adesso vorrei capire questo. Per calcolare il primo limite, intanto a cosa tende il numeratore e a cosa tende il denominatore. Sotto g di x con 0 meno 0, sopra 0. Questi sono due zeri, erano 0 su 0. Allora, a noi i limiti piace farli a 0. Quindi, per calcolare il primo limite,
calcolare il primo limite, pongo k uguale al denominatore, k uguale g di x con 0 più h meno g di x con 0. Quindi k uguale al denominatore, perché? Perché vorrei che uno dei due fosse semplice, tra numeratore e denominatore. Scegliamo semplice il denominatore. Vediamo cosa succede sopra. Intanto facciamo il solito discorso. Quando h tende a 0, quando h tende a 0, ho che k tende a 0. Quindi qui ci siamo. Allora, il limite diventa, che cosa diventa? Il limite per k che tende a 0. Allora, sotto abbiamo sistemato le cose. Sotto c'è k, meglio di così. Sopra cosa succede? Questo g di x con 0 più h, a cosa è uguale? G di x con 0 più h è g di x con 0 più k. G di x con 0 più k, con k fuori. Così. Meno f di g di x con 0 diviso k. Sì, lo stiamo facendo insieme. Fai conto che io al posto di questo stia andando avanti a mettere dei passaggi sotto. Non è che me lo porto avanti, no, sto evitando limite metà per volta, nel senso che io in un angolo mi faccio questo, in un angolo mi faccio questo e li ricompongo insieme. Non sto facendo la cosa abusiva, la farò martedì. Già annuncio che martedì farò un limite metà per volta e dovrete accorgerlo. Ho fatto di ben peggio in questa dimostrazione. Se k? No, il cambio di variabile lo posso fare in uno di... L'abbiamo fatto mille volte di fare il cambio di variabile solo su un pezzo. Quello lì è lecitissimo, l'abbiamo fatto tantissime volte. Ma proprio tante. So che voi volete stanarmi nel momento in cui faccio il limite metà per volta, ma non è questa quella volta. Questo qui. Perché viene questo? Ricava g di x con 0 più h da qua. Questo va di là. Ci siamo? Quindi ho ricavato semplicemente g di x con 0 più h. L'ho ricavato, ho portato questo di là. Benissimo, adesso questo che cos'è? F di... Questa è la derivata. Questa è la derivata di f. Questo punto qui, voi eravate abituati a vederla calcolata in un punto x con 0, questo qui chiamatelo come volete, mostro. F di mostro più k meno f di mostro diviso k, quella lì è derivata in mostro. Fine. Quindi questo tende a f' calcolato in g di x con 0. Questa qui sembrerebbe quasi una dimostrazione giusta. Cosa c'è che non va in questa dimostrazione? Non il limite metà per volta, perché non l'ho fatto, non il k, perché è una buona sostituzione. Quello che non va è avere moltiplicato e diviso per sta roba, che c'è sempre la possibilità che sia 0. Cioè c'è la possibilità di aver fatto una divisione per 0 nel fare questo passaggio. Quindi... La dimostrazione non è rigorosa, però non è gravissimo, non è rigorosa, perché quando abbiamo moltiplicato e diviso, per g di x con 0 più h meno g di x con 0, non abbiamo controllato, non c'era ragione perché fosse diverso da 0.
La stessa dimostrazione si può fare anche con O piccolo, ma c'è sempre il solito problema di una certa quantità che non si sa se è 0 o no. Però più o meno rende l'idea del perché funziona. Non mi interessa darvi una cosa completamente rigorosa che sarebbe solo più complicata. Mi interessa che si veda perché funziona. Vabbè, concludo come ho concluso la volta scorsa, cioè facendovi ancora alcuni esempi di derivate di funzioni elementari. Esempio 1. F di x uguale cos x. Vi faccio il coseno e il logaritmo che ci mancano. Visto che ormai siamo esperti, lo facciamo solo nel secondo modo. Quando io vi scrivo secondo modo, sottintendo primo modo esercizio, secondo modo. Cosa devo fare? F di x con 0 più h uguale coseno di x con 0 più h. Che cosa userò mai? Cos cos meno sen sen questa volta. Coseno di x con 0 coseno di h meno seno di x con 0 seno di h. Adesso qui cosa uso? Gli sviluppini. Questo qui che cos'è? Coseno di x con 0 per coseno di h è 1 più piccolo di h meno seno di x con 0 per seno di h che è h più piccolo di h. Faccio i conti. Questo diventa coseno di x con 0 più lo piccolo lo sbatto in fondo, metto tutto insieme gli u piccolo, meno seno di x con 0 per h più 1 piccolo di h che si mangia tutto. Giusto? Si mangia questo primo piccolo e si mangia questo secondo piccolo. Che cosa è diventato? Questo è f di x con 0. Questo, compreso il segno meno, è f' di x con 0 per h, quindi la derivata del coseno è meno seno, e il motivo è sostanzialmente che la formula di addizione è cos cos meno sen sen, mentre con il seno la formula di addizione c'aveva il più, col coseno c'è il meno, e quello lì causa quel meno davanti alla derivata, più o piccolo di h. E esempio 2 è il logaritmo. Oh, stavolta x con 0 come lo piglio? Strettamente positivo perché sto facendo il logaritmo. Logaritmo naturale, logaritmo in base e. Tanto poi tutti i logaritmi si riconducono al logaritmo naturale mediante la formula di cambio di base. Non è quella la cosa importante. Andiamo di secondo modo. Poi semmai vediamo. Cosa facciamo? Devo fare f di x con 0 più h. E qui è un minimo più delicato. Quindi devo fare logaritmo di x con 0 più h. Allora, io cosa voglio fare? Voglio usare gli sviluppini. Ma negli sviluppini 1 più, mi serve 1 più. Quindi come faccio a scrivere questo come 1 più? Raccolgo x con 0. Questo qui è il logaritmo di x con 0, di x con 0 che moltiplica 1 più h diviso x con 0. Ci siete? Questo è un raccoglimento. Adesso cosa faccio? Precorso sul logaritmo. Precorso sul logaritmo, questo diventa logaritmo di x con 0 più logaritmo di 1 più h su x con 0. Adesso sviluppino.
Lo sviluppino quale sviluppino? Com'era lo sviluppino del logaritmo? Era logaritmo di 1 più y uguale y più il piccolo di y. Questo è lo sviluppino. Che applico con y uguale h diviso x con 0. Quindi questo diventa logaritmo di x con 0 più y, quindi h, che fatemi scrivere come 1 diviso x con 0 per h, questo sarebbe y, più o piccolo di h diviso x con 0. Ma 1 diviso x con 0 è un numero, quindi quello è o piccolo di h. Il solito piccolo che mangia tutto. Va bene, questo è f di x con 0. Questo è h per qualcuno. Quindi la derivata del logaritmo è 1 su x con 0. E questo qui è un piccolo di h. Esercizio, fare questi due esempi nel primo modo. Quindi esercizio, fare i due esempi. Esercizio per casa, fare i due esempi stile primo modo.